Sotto il cielo coperto dell'Antonio Bianco di Gallipoli, Langri cerca risposte, cerca riscatto. Amici sportivi e passioni di calcio, buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Antonio Bianco di Gallipoli, dove quest'oggi la squadra grigio-rossa affronterà l'Ugento nel match valido per la seconda giornata del girone H del campionato di Serie D 2024-2025. Foto di rito, tantissimi, non moltissimi, ma tantissimi i tifosi grigiorossi accorsi qui all'Antonio Bianco per sostenere contro il Gallipoli, match terminato 1-1. Comincia Ugento Angri, c'è il fischio dell'arbitro, parte Romero direttamente sul fondo, non è finita, voglia Zissa, li mette ancora in tempo offensivo, dato da Petricciolo, ancora Petricciolo, Petricciolo entra in area, Petricciolo, Petricciolo verso il fondo, Petricciolo, palla in mezzo, la deviazione e primo viaggio alla bandierina per Langri. Traiettoria a rientrare per il greco, parte voglia Zissa, pallone sul secondo palo, il colpo di testa, sarà in mezzo, resta lì, poi il pallone allontanato dalla difesa dell'Ugento, voglia Zissa, non è finita, ancora il cross, pallone toccato da Messina, ma c'è il fischio dell'arbitro. Soliti saltatori. Resist, il pallone è tagliato, esce Di Donato. Pallone verso Petricciolo. Petricciolo controlla, nonostante l'arrivo di Simons. Petricciolo in tre, Petricciolo, 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 Petricciolo. Prova il tiro! Il pallone attraversa lo specchio della porta e si perde sul fondo. Buca si coordina, prova il tiro a giro, c'è stata la deviazione, qualcuno dell'Angri chiede anche una deviazione con una mano, non è dello stesso avviso il direttore di gara, che parte in mano il pallone basso sul primo palo, poi allontana l'Ugento, in mano il raccoglie il pallone vagante, ribadito in aria, il colpo di testa verso Messina, tutto fermo. Oggetto che prova a spingere, ma non c'è più tempo, fischia due volte il signor Collier, dunque Ugento ed Angri vanno al riposo sul punteggio di 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Comincia adesso il secondo tempo, visione dell'arbitro, parte Romero, Cirino lontana. Poi c'è il tentativo di conclusione da parte di Borra, Kljajic, mette giù il pallone, lo serve a Tandara, poi ancora Kljajic, centralmente verso Tandara, Tandara in aria, Tandara prova il sinistro, avanza palla a piede, Romano, pallone tagliato e c'è il pericolo creato dall'Ugento. Però il primo è calcio di punizione, Ruiz, pallone in mezzo, c'è fallo in attacco, c'è fallo in attacco, Romero ancora verso Viscovo che taglia il campo per lo scatto di Jimenez, il numero 14 contro Kljajic, entra in area Jimenez, sfera in mezzo e poi per poco Severino non piazza il pallone alle spalle del suo portiere, nel cambio rimandato, quindi si riprende a giocare con gli stessi effettivi, Oiazis prova il tiro da lontanissimo sul fondo, non è preciso però nel controllarlo, quindi possesso Carugento, Gaeta in qualche modo avanza il numero 10, ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio del signor Collier. Angri, Ugento e Angri si dividono la posta in palio all'Antonio Bianco, è 0-0.